passioni, professioni, abbiamo con noi Rita Scarinci, psicologa, psicoterapeuta. Perché questo percorso di vita? Come nasce? Beh, questo percorso di vita nasce proprio da una passione nata durante l'adolescenza con gli studi filosofici. È una passione che poi mi ha portato a realizzarmi anche nel mondo del lavoro e a realizzare quello che io desideravo. La scelta degli studi più diretti per raggiungere la specialistica in psicanalisi era la facoltà di psicologia e da psicologia poi mi sono specializzata in psicanalisi come psicoterapeuta. Ecco, psicanalisi, no? Psicoterapeuta, una curiosità magari per chi non conosce questo lavoro che lei fa, dove si va ad agire? Allora, la psicoterapia è un metodo che è una specialistica, ha diversi indirizzi, la mia è l'indirizzo psicanalitico e si, in modo specifico la psicanalisi guarda i modelli della mente e si concentra su come funziona la mente di ogni persona. Perché la mente è un accumulatore, diciamo, di esperienze a volte molto complesse e che cosa fa la psicoterapia? Contiene la mente del paziente per poterla restituire in modo molto più diluito, senza tutti questi intrecci. Insomma, è una scultura, perché dal basso, come diceva Freud, viene fuori poi l'opera d'arte. E qui siamo nel suo studio a Lanciano, in via Genova, e io immagino un suo paziente sempre nel lettino, come si vede anche nelle vignette. Sì, la maggior parte sono nel lettino, sul lettino, però alcuni anche vis-à-vis, no? Di fronte, perché magari non riescono, non tollerano il lettino. Quindi è tutto un percorso fatto di più sedute per riuscire ad aprire questo scrigno? Sì, è un percorso di più sedute fino alla risoluzione del problema. Sì. Diciamo, a tutte le età si può fare questo percorso di psicoanalisi oppure in età giovane, adolescenziale? No. Allora, si può fare in tutte le età. Io tratto dagli adolescenti e gli adulti, ma si può fare ancora prima, perché c'è anche la psicanalisi per i bambini che li aiuta, diciamo, dalla scuola materna fino ai 14-15 anni, anche di meno. È proprio specifica come formazione. Sì, prima la fai meglio è. Quanto è importante il clima che si instaura tra lei e il paziente? È fondamentale, perché è un clima affettuoso, di rispetto, di fiducia e soprattutto di sincerità l'uno con l'altro. Passione e lavoro, quindi sono due cose che vanno di pari passo per lei? Sì, passione e lavoro vanno di pari passo ed è fondamentale per ogni essere umano, non solo per una donna, per l'essere proprio umano, che il lavoro sia la passione, cioè perché così non ti pesa, perché tu cresci sempre, no? Però non è l'unica cosa in cui la persona si deve realizzare o si dovrebbe, o insomma, c'è anche tutto un mondo affettivo dietro, no? Anche sono due le cose fondamentali, l'amore e il lavoro, quindi la famiglia, i figli, la realizzazione anche affettiva, no? Quindi ovviamente lei ha figli, ha famiglia, sì. E come ha conciliato
lavoro e famiglia. Beh, e concilia ovviamente. Sì, beh, certo, adesso è un po' più complesso per le donne, perché tu devi anche gestire la tua presenza, assenza rispetto al bambino quando è piccolo, no? Però insomma si può fare, perché bisogna soltanto sapersi bene organizzare. D'altronde sono pochi gli anni in cui c'è questo impegno un po' più gravoso per la donna, ed è solo per la donna, e dopodiché insomma si può fare, perché tutti e due danno soddisfazione. Parliamo di donne, no? Sì. E quindi essere donna oggi, nascere donna oggi. Beh, essere donna significa nascere, la vita è nascere, con la consapevolezza che c'è un percorso che ha una finitezza, ed è che durante questo percorso dobbiamo impiegare tutte le nostre risorse, tutte le nostre energie per stare meglio. Nascere significa incominciare, significa sviluppare tutte le capacità creative e soprattutto diventare noi stessi. Quindi il messaggio che lancia le donne qual è? Il messaggio che è importante per me è che direi a tutte le donne di trascorrere una vita vissuta con passione, con osatezza e rigore, e soprattutto con estrema libertà.